Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Beautiful Museum of Venice. Ci siamo, finalmente, fra poche ore, esattamente nella giornata di sabato 13 giugno, a partire dalle ore 10, riapriranno alcuni dei più bei musei di Venezia. In particolare mi riferisco a Palazzo Ducale, Museo del Veto di Murano e Museo del Merletto di Burano. Gli orari, grosso modo, saranno variabili, ma si comincerà principalmente da Palazzo Ducale alle ore 10 di mattina. Sono qui con questo video per incoraggiare voi tutti ad andare a visitarli, in quanto c'è un grosso bisogno di far ripartire il turismo e l'economia. Chiaramente, Palazzo Ducale è stupendo come gli altri musei che ho appena menzionato, ma come voi ben sapete, ci sono altri musei poco noti che sono meravigliosi. Mi riferisco in primis a Carezzoni, Museo del Settecento Veneziano, Palazzo Mocenigo, il Museo di Storia Naturale e il Museo di Casa di Carlo Goldoni, che purtroppo solamente per il momento non sono ancora aperti, ma c'è un sistema per visitarli in tutta sicurezza e sono qui per parlarvi proprio di questo. Questa che vedete è la pagina del sito ufficiale della Fondazione Musei Civici di Venezia che potete raggiungere all'indirizzo www.visitvuve.it. Se voi con il mouse cliccate questa grafica qui, vi porterà a questa pagina che vedete. Se andate giù con il mouse, ecco qua. Questa sezione vi dice che dal 22 di giugno sarà possibile prenotare gli ingressi in esclusiva per alcuni musei della fondazione, fra cui tutti quanti quelli che ho menzionato poco fa. Se voi con il mouse andate a cliccare questo link in rosso, acquista gli ingressi in esclusiva, vi porterà a questa pagina qui. Avete tutti quanti i musei della fondazione. E se per esempio adesso vogliamo un attimo, non so, andare a vedere Carezzonico, basterà cliccare su acquista e vi porterà a un'altra pagina dove sarà possibile praticamente selezionare le date più opportune per andare a visitare il museo in questione. Andando sempre giù con il mouse, ecco. Potete anche avere delle altre informazioni praticamente o mandando un'email a questo indirizzo o visitando la pagina web o telefonando a questo numero. Sotto ancora trovate un attimo le indicazioni su come arrivare, però questo si può anche guardare tramite Google Maps, non ci sono questi problemi, però questo è il sistema per poter visitare in tutta sicurezza i più bei musei di Venezia. Sono visite praticamente che si possono fare anche con l'aiuto di una guida, per cui insomma vi potete regalare, diciamo, una magnifica giornata visitando questi stupendi musei. Allora, che cos'altro dire? Io ritorno qui un attimo ancora a incoraggiare ad andarli a visitare, o tramite questo sistema di visite esclusive o andando di persona nei musei che da domani saranno aperti, perché c'è veramente un grosso bisogno. Venezia ha veramente subito tanto prima con l'evento eccezionale di Acqualata e poi con il Covid-19, per cui è imperativo, dobbiamo ricominciare, dobbiamo far ripartire il turismo e l'economia. Per cui mi raccomando, condividete questo video con tutti i vostri contatti, con tutte le piattaforme social, mi raccomando, parlatene con tutti i vostri amici, andate e visitate i musei della Fondazione, specialmente quando sarà aperto o col sistema delle visite guidate, Carezzonico, Palazzo Mocenigo, Museo di Storia Naturale e Museo di Casa di Carlo Goldoni. Bene, questo è tutto, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima!